C'era tutto il mondo dell'assistenza, della rianimazione, del supporto a disabili e dell'impegno a favore delle vite umane al Cineteatro di Policastro, dove domenica IRC Comunità, associazione che lotta contro la morte cardiaca improvvisa e promuove la cultura dell'emergenza sanitaria tra i civili, ha scelto di festeggiare i suoi primi 15 anni d'attività con un bilancio positivo e un plauso al Cilento, territorio tra i più attivi in questo settore. IRC Comunità è un'associazione nata 15 anni fa, quest'anno è il 15° anniversario dalla fondazione, conta su circa 260 centri di formazione in tutta Italia e oltre 3.000 istruttori, una cosa esponenziale e notevole. In più ogni anno, grazie ai nostri corsi, ai nostri defibrillatori, vengono salvate moltissime vite e questo è il nostro obiettivo. I centri di formazione che sono qui del Cilento sono riusciti a cardioproteggere praticamente tutto il Cilento e quindi per noi è un onore e un piacere essere qui con loro a festeggiare i nostri 15 anni di fondazione dall'associazione. Grazie ai defibrillatori del Cilento sono già state salvate oltre 35 vite, quindi sicuramente una popolazione molto virtuosa rispetto al resto d'Italia che risponde bene alla formazione. E il merito di questo risultato è da ascriversi in primis all'associazione Carmine Speranza Onlus, che ha costellato di defibrillatori l'intero Cilento promuovendone conoscenza e utilizzo. A Torre Orsai, ha detto il presidente Alfonso Speranza, IRC ha tenuto sabato un corso di formazione per istruttori, quelli che andranno poi a diffondere la conoscenza delle pratiche salvavita. Nel Cilento sono stati formati 53 istruttori, quando nelle grandi città dove finora si sono tenuti tali corsi sono stati una trentina per volta. L'incontro di domenica di valenza nazionale ha visto la partecipazione anche dei vertici della Misericordia e del presidente di FIABA, l'organizzazione che ha come obiettivo l'abbattimento di tutte le barriere per un ambiente ad accessibilità totale. L'errore che noi abbiamo fatto inconsciamente e senza volerlo è quello dagli anni 80 in poi aver staccato le persone con disabilità dal resto della comunità, come se non fossero persone. E oggi bisogna proprio creare qualità percepita per il 95% della popolazione affinché anche la persona con disabilità trova una qualità adeguata ai suoi bisogni. A chiudere i lavori della tavola rotonda seguita all'assemblea di IRC, il deputato Giorgio Mulet, primo firmatario della legge che rende obbligatori i defibrillatori in ambito extra ospedaliero e l'educazione al primo soccorso sin dalle scuole medie. La legge approvata dalla Camera a luglio, adesso è all'attenzione del Senato, sarà votata dalla Commissione Igiene e Sanità e non passerà dall'Aula del Senato. Al Senato sono in ritardo, per ritardi ahimè tutti interni a dinamiche della maggioranza per cui va eletto questo Presidente della Commissione. Questa legge sarà approvata all'inizio, comunque tra poche settimane spero. Nella legge approvata è previsto un cammino parallelo, tutti gli studenti saranno formati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, per cui noi nel giro di qualche anno avremo un esercito della salvezza fatto da ragazzi che non avranno più paura di usare il defibrillatore. Bisogna fare in fretta per dotare tutti i paesi, soprattutto quelli che devono aspettare 10, 20, 30 minuti l'arrivo di un'ambulanza, di un defibrillatore che, ripeto, salva una vita.